Marco Marra? Ti ringraziamo di essere venuto. Capiamo che non sia facile venire in questi momenti. L'avvocato in effetti era contrario a questo incontro. Dovevamo proprio vederci in questo posto. No, non lo so. Comunque, come l'avevo anticipato al telefono, volevamo saperne di più. Magari il luogo dell'incidente può darci delle informazioni e dei dettagli. Ma non c'è molto da aggiungere rispetto a quanto dichiarato sul verbale. Quel giorno cosa è veramente successo? C'era un cassonetto in mezzo alla strada. È stato un attimo. Mi sono dovuto allargare e il ragazzo è spuntato all'improvviso. Non ho potuto evitarlo. È stata una tragica fatalità. Che Lei lo conosceva, mio figlio? intende dire? Sono entrato in una stanza di Luigi e lì c'era un libro aperto. Forse lo stavo leggendo in quei giorni. Sfogliandolo mi sono accorto che sulla copertina c'era la sua firma. Che libro era, scusi? Sì, Equivoci silenziosi della casa editrice Adinolfi. beh, il libro l'ho scritto io. Cosa intende dire? Cosa vuole insinuare? Io non intendo insinuare niente, ma lei mi darà atto del fatto che comunque è una strana coincidenza. Si rende conto di quello che dice? Che cosa vuole dire? Che cosa vuole che le dica? La verità. Soltanto la verità, signor Marra. La prego di essere sincero. Lo conosceva mio figlio. Ma io non ho mai avuto niente a che fare con suo figlio, eccetto questa tragica circostanza. Vede, io sì, ho scritto molti libri. Luigi magari ne avrà comprati uno di questi, magari mi stimava, ma questo non c'entra niente. Cerchi di mettersi anche nei miei panni. Non dormo più. Continuo a vedermi le immagini di quell'incidente, giorno e notte. Io non riesco a far finta di dimenticare. Sono cambiato, questo incidente mi ha fatto cambiare profondamente. Sono consapevole di essere responsabile di una tragedia orribile, ma questo senso di colpa me lo porto dentro per sempre. Si dice così, ma poi il tempo cancella tutto, non è vero? No, non in questo caso. Questo incidente mi ha fatto capire e riflettere su cose alle quali non avevo mai pensato. Non sono giustificazioni, mi creda. Il comportamento sulla strada è lo specchio del nostro vivere. E fino a quando questo non cambia, ci sarà sempre quel disordine, quell'aggressività, che non fanno altro che provocare danni. Fino a che non si coltiva quel senso di rispetto, sarà difficile prevenire fatti del genere. Ciascuno di noi è preso soltanto dalle nostre ansie. È come vivere su un'isola deserta, pur essendo circondato da milioni di persone. E in questa distrazione non ci si accorge di niente. Le macchine, i cassonetti fuori posto, anche il mancato rispetto delle regole del codice stradale dimostrano una superficialità diffusa. In parte condivido quello che lei sta dicendo, ma rimane un punto purtroppo molto debole. Quale punto, mi scusi? Il semplice fatto che ci si rende consapevoli sempre quando ormai è troppo tardi. Credi che ti sia servito incontrare quel ragazzo che ha causato la morte di Luigi? Non lo so, ma sicuramente mi è stato utile per capire. La disperazione ti porta a inseguire il colpevole nella speranza che possa lenire il tuo dolore. Ma in realtà tutto questo non ha molto senso. È come se la sofferenza si trasformasse lentamente in odio. Il desiderio di vendetta, oltre che di giustizia. Ma ormai non si può tornare indietro. E nessuno ci riderà Luigi.
Ed è questa l'unica cosa che conta. Rimane solo magari la speranza che qualcuno possa imparare qualcosa da queste tragedie. Secondo me nessuno impara mai niente sul serio. Si rimane sempre troppo piccoli fin dalla fine o troppo vecchi sin dall'inizio. D'un tratto sembra che tutto debba cambiare e invece tutto rimane uguale. Ma io non sono molto d'accordo. Ma si sa, quando tuo padre si mette in testa un'idea è difficile ragionarci. Carlo, ti ricordi quando Luigi era piccolo e tu ti volevi convincere che lui aveva dei problemi all'udito solo perché non ti rispondeva quando lo chiamavi? E invece lui se ne approfittava, fingeva di non sentirti per poter continuare a giocare. Sì, sì, ricordo. Ma mi ha mai ascoltato. Sono mai riuscito a farmi capire. Ma che senso ha andare a cercare delle responsabilità quando in realtà sono dentro di noi? È l'ignoranza. È la leggerezza dei gesti, dei pensieri. Un vivere quotidiano dove neanche ci si conosce. Forse dovremmo fermarci un attimo a pensare a qualcosa di diverso, fermare questa macchina impazzita che è il nostro mondo e capire finalmente verso quale direzione sta andando.